In un sabato anomalo va in scena il primo turno del girone di ritorno del campionato di Serie D. Il Rimini anticipa la propria gara affrontando il Real Forte Querceta, società che all'andata impose il primo stop in stagione. È la giornata di Mastro Nicola al ritorno in biancorosso dopo la parentesi di Adrian Ricchiuti, durata appena 3 settimane. Il tecnico è monitorato in tribuna dal presidente Alfredo Rota. Ai biancorossi mancano Vutai Gomis, dall'altra parte Biagini e Guidi. La gara è diretta da Guida di Torre Annunziata, coadiuvato da Santi Verona e Roncari di Vicenza. Al quinto minuto il Rimini recrimina per una presunta strattonata in area di rigore. L'arbitro, ben appostato, fa segno di proseguire. Il primo squillo del Real Forte Querceta arriva 60 secondi dopo. La conclusione di Mariani viene deviata sul palo da Francesco Scotti. A rientro tra i titolari. La replica del Rimini perviene al minuto 24. L'assolo di Ambrosini meriterebbe miglior sorte con il pallone che si perde al lato. La disperazione dell'attaccante in maglia numero 10 troverà fortuna nel corso della ripresa. I nerazzurri provano a rispondere con questo colpo di testa di Pegollo che sbatte sul legno superiore della porta difesa da Scotti e il primo campanello d'allarme per la formazione di Mastro Nicola. Il Rimini infatti finisce in balia dell'avversario al minuto 43. Di Paolo appoggia per la corrente Gianni che trova l'angolo vincente alla sinistra di Scotti. L'1-0 ospite non lascia sorpresi gli addetti ai lavori. Il Real gioca e finalizza nel migliore dei modi col suo numero 8. Che la squadra di Mastro Nicola sia in piena confusione a livello mentale si percepisce al 46esimo quando da un possibile rinvio Di Paola ruba palla facilmente, si presenta davanti a Scotti, decisivo il portiere ad evitare il colpo del KO. Dalla bandierina e colpo di testa di Pegollo viene respinto da Scotti, sulla ribattuta Bani alza la mira. Primo piano per il numero 2 ospite con le squadre che vanno a riposo sullo 0-1 sotto gli occhi di Guida di Torre Annunziata. Nella ripresa il Rimini tira fuori l'orgoglio, la squadra di Mastro Nicola trova subito il pari al minuto 7, il gol è tutto di Ambrosini. Addomestica la sfera, conclusione dal limite dell'area di rigore che beffa Adornato per il pareggio biancorosso. Ha cerchiato i calciatori in maglia numero 10, ma i banali le sue marcature. Ma Real Forte Querceta dimostra di chiamarsi Real non casualmente. Dalla punizione di Mariani nasce il gol partita firmato da Pegollo. Perentoso stacco di testa che non lascia scampo all'estremo Scotti e via gli applausi e abbracci meritati. Dalla panchina ospite arriva anche un cartellino giallo. Da punizione Mariani reca qualche brivido a Francesco Scotti, quale è costretto alla respinta di piede sull'assolo di Doveri. Il Rimini ha l'occasionissima del pari da corner, ma Valeriani spara alle stelle, mentre Ambrosini, migliore dei suoi, scalda i guantoni ad Adornato direttamente da calcio piazzato. Il finale a vincenti, in contropiede Pegollo spara abbondantemente al lato. Sul versante opposto, questo traversone di Canalicchio viene deviato pericolosamente dal Del Dotto, che rischia il quasi autogol. Dal corner direttamente in porta, Adornato è costretto a uno sbalzo all'indietro onde evitare pericoli maggiori, ma il portiere è costretto alla ripetizione sul tiro di Ricciardi che lo costringe a rifugiarsi in corner. Porta rimane inviolata e Real Forte Querceta si dimostra bestia nera del Rimini. 6 punti conquistati sui 6 disponibili. La parola Real aiuta a compiere importanti imprese. Il Rimini dovrà prendere spunto da questa parola trasformandola in realtà. Una realtà che allontana i biancorossi dal sogno professionismo e che troverà il significato nella parola programmazione, quella che servirà a capire quali giocatori possono essere utili per tentare la scalata nella prossima stagione.